Eccoci qua finalmente all'appuntamento del venerdì settimanale che incalza ed è puntuale più o meno sempre verso quest'ora, sono le 20 e 20 minuti circa. Parte Saravero, insieme a me ovviamente i nostri consueti amici di compagnia che sono appunto Umberto Baudo, ciao Umberto, Ciao ricercatore, ragazzi, buonasera a tutti. Lorenzo Vivo, architetto. Ciao ragazzi, architetto sempre delle volte a crociera. Archeologo, no? Perché è bella questa situazione che abbiamo giocato l'altra settimana. Allora, un appuntamento nuovo, intanto ci stanno già mandando messaggi, sono già collegati con noi, potete interagire anche con delle domande, noi avremo anche modo durante il corso di questa settimana di rispondere, magari se sono molto impegnative, perché se sono semplici lo facciamo subito, ma dobbiamo dare un po' di situazioni pericolose ai nostri ospiti, per cui insomma fate pure le vostre domande, potete farlo al WhatsApp 346 10 77 159 o altrimenti direttamente sulla nostra pagina Facebook che è TVB Studio 85. Partiamo Umberto, Umberto, ci siamo già messi d'accordo. Chi allora, Umberto, parte? di cosa ci parli stasera? Questa sera parlo di energie alternative che rasentano le free energy. Un argomento abbastanza scottante, diciamo, in quanto le energie alternative vanno bene, ma quelle free, anche se si dovessero trovare, non ce le darebbero, non ci darebbe il permesso quantomeno di usarle. Chiaramente è meglio pagare le bollette che non pagare niente. Comunque, iniziamo a parlare di cosa ho fatto io nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. E a partire dal 2007 ho iniziato a fare ricerca su energie alternative e perché no, se Dio me l'avesse mandata buona, anche una free energy. Quindi ora vedrete immediatamente dei lavori che ho eseguito nel periodo 2007-2012. Prego la regia di iniziare a inviare le immagini. Ci siamo quasi. Ecco qua. Qua possiamo fare anche una carrellata, non stiamo a spiegare e a non spiegare. Quindi sono tutti componenti che ho creato per poter eseguire dei test. Ovviamente ispirandomi sempre al 90% ai cerchi nel grano, ok? Sono vari componenti, sono di eventuali prototipi testati, provati e qualcosa di interessante poi è anche nata. Ecco, vedete, non sono pochi, quindi mi sono impegnato veramente a fondo e quindi qualche risultatino è saltato fuori. Bene, riparliamo subito di cerchi nel grano con le immagini che la regia ci manda. Benissimo, come potete vedere ho simulato dei cerchi nel grano in forma meccanica, magnetica, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, sono due immagini, ne avevo di più, forse sono tre anche, ecco. Quindi questi lavori che ho fatto per eseguire dei test. Altre immagini, così ci aiutiamo molto con le immagini per capire. Questo lo ricorderete bene, l'ho fatto vedere all'inizio quando parlavo dei cerchi nel grano. Penso sì, bisognerebbe ingrandire un tot perché credo che ci sia un puntino azzurro nel centro. Riusciamo, regia? Proviamo? Attenzione, è Proviamo. veramente minuscolo. È minuscolo perché Eccolo là. eccolo lì. Vedete, quel puntino azzurro è posto da al vertice della spirale della vegetazione, ok? Quindi se guardiamo bene la vegetazione ha una spirale, una forma di spirale e quello è il punto iniziale o finale, dipende da che lato lo guardiamo e noterete benissimo che non è al centro. Infatti nell'immagine successiva, ecco, vedremo una cosa analoga. Anche questo non è al centro, qua si vede il puntino. Possiamo cambiare immagine, ecco, mettiamo una barra per fare vedere il diametro che viene tracciato e il punto di riferimento è spostato. È una casualità? No, questo è un indice di autenticità dell'immagine, cioè non è quella fatta dai vecchietti o dai bontemponi o da, ecco, perché non sarebbero in grado di riprodurre qualcosa del genere. Altra immagine, ecco. Adesso parliamo di magneti. I
I magneti di solito li propongono in questo modo. Se andate su Google, immagini magneti, andiamo avanti, vedete sempre bene o male questo tipo di immagine. Perfetto, ma vi assicuro che l'immagine di un campo magnetico non è assolutamente questa. Andiamo avanti, ecco qua. Questi sono due magneti, vedete il centro dei due magneti. Vediamo che il flusso magnetico, i magneti sono fermi, attenzione, il flusso magnetico è in movimento. Qua è un magnete singolo, abbiamo due flussi, uno che gira in senso orario, l'altro in senso antiorario. Ma il magnete, vi assicuro, è fermo. E adesso, tra pochi istanti, ecco qua, guarderemo effettivamente l'immagine di un campo magnetico. Ci siamo? Guardatela bene questa immagine, che è molto importante. Immagine successiva. Cerchio nel grano. E dove sta la differenza? Non c'è. Cerchi nel grano ci parlano di campi magnetici. Prima abbiamo visto che ci parlano di, chiamiamoli, sistemi meccanici decentrati, perché abbiamo visto che il centro non era in centro, in più ci parlano di campi magnetici. È indiscutibile. Avanti con un'altra immagine, ecco, questo è come ce lo rappresentano, un campo magnetico che non ha, abbiamo visto che non ha nulla a che vedere, e altra immagine. Benissimo. Questo è un crop circle per me molto 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 importante, in quanto sono riuscito a dedurre che quei pallini, chiamiamoli così, che ho disegnato bianchi, si riferiscano a pesi, mentre la parte dei famosi puntini decentrati, io ho scritto eccentricità più magnetismo, perché abbiamo visto che il magnetismo ci darà in maniera eccentrica qualunque tipo di movimento, e vediamo l'immagine successiva. Ecco qui, questo è quello che sono riuscito a ottenere. Come vedete quella stellina, ora l'immagine si fermerà perché dura pochi secondi, non è fissa, non c'è nessun albero, e praticamente ruota liberamente e quindi oscilla. Oscillando vuol dire che non ha un centro ben definito. Ci siamo? In più ci sono dei magneti, ho usato dei magneti, questo è il primo risultato veramente interessante che ho ottenuto. Voglio dire, quel signore che è alto, con la maglietta rossa. Ingegnere inglese? Inglese, americano. Americano. È arrivato da Boston per vedere questo lavoro, perciò è abbastanza interessato. Ok, ora ci spostiamo ancora con delle altre immagini e ci aiutiamo a commentare. Una trottolina che gira a sospensione magnetica, vedete, sospesa in aria, ma quello che è interessante, vedrete che anche questa oscilla, ok? Non è fissa, perché non c'ha un centro, come i cerchi nel grano non hanno un centro fisso. Ci siamo? C'è il centro geometrico e il centro di rotazione. Altra immaginina, altro video, questo è fantastico perché è quello che userò per il mio progetto. Chiaramente questo rappresenta solo l'albero, l'albero del generatore che voglio creare. Sta girando abbastanza velocemente quell'alberino grazie alla luce che viene proiettata. L'unica alimentazione è la luce, va bene anche la luce solare, ok? Ci deve essere forse anche qualcos'altro. Ecco. Benissimo, questo è l'inizio del mio progetto. Vedete che si notano delle scariche elettriche, non si riescono a contare. Sono scariche da 8000 volt, perfetto. Ok? Ora riparte di nuovo la scarica, dovrebbe ripartire, almeno se non mi ricordo male, o no? Perfetto. Dunque, possiamo rimanere sull'ultima immagine? Ok, volevo farvi vedere l'articolo che sto usando, se la telecamera, ecco, riesce a inquadrare e fare magari una zoomatina. È un po' difficile. O mi avvicino alla telecamera. Bene, questo si chiama
elemento piezoelettrico. Sulla piezoelettricità ci sono un'infinità di varietà di elementi piezoelettrici. Io ho scelto questo che è uno dei più rigidi. Ora vi aiuterò a comprendere come funziona, ok? E allora, proviamo a partire con qualche immagine successiva e vi spiegherò grosso modo. Ecco, io ho creato quell'immagine. Okay. Il cilindretto che vedete con più e meno è quello che c'è dentro questo piezoelettrico. Non è altro che una pietra, ok? Può essere quarzo, può essere silicio, può essere granito, svariati materiali. Questi sono quelli rigidi, poi ce ne sono anche teneri, morbidi, ma sono creati, sono artificiali. Questi sono materiali che esistono in natura, in linea di massima. E l'elemento si chiama piezo, ok? Io ho fatto un ipotetico collegamento elettrico con una batteria, anche se il numero di telefono copre i contatti, comunque si capisce, è evidente. Perfetto. Ora, per mettere in funzione questo piezo, far fare quella scarica che abbiamo visto nel video, dovremmo mettere un peso notevole sopra, ma veramente notevole. Posizioniamo 90 kg e otteniamo quella scarichina, 90 kg, non si scherza. Però produciamo una prima scarichetta, un primo picco, diciamo così, da 8000 volt, che darà una piccola carica alla nostra eventuale batteria, molto piccola. Ora viene la sorpresa perché? Beh, per avere un altro picco dobbiamo aggiungere altri 90 kg. Assolutamente no, e lì è la sorpresa. Immagine successiva, con soli 2 kg di differenza otteniamo la seconda scarica, altri 2 kg la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima, un'altra e basta, stop. Quindi abbiamo già ottenuto 7 scariche aumentando solo 2 kg di pressione. La cosa ancora molto più interessante è nella fase di depressione, nella quale noi iniziamo a togliere questi pesi. Aumenta sempre. Altre scariche, ogni volta che togliamo un peso, aumenta di una scarica. Anche l'ultima, quella da 90. Perfetto. Non so se avete capito il meccanismo. Questa è una cosa eccezionale, perché se pensiamo che questo piezo è rigido, ma veramente rigido, piuttosto si spacca ma non si deforma, ok? Quindi sono le molecole che compongono, molecole e atomi che compongono questo piezo, che vengono sollecitate dalla pressione e generano quel tipo di scarica elettrica. Ora, il mio progetto nasce fra un incrocio, dei cerchi nel grano, di quello che abbiamo visto, che ho scoperto nell'arco degli anni, e dell'utilizzo che si può fare col piezo elettrico. Infatti, nell'ultima immagine del piezo, io vi dicevo pesi. Se andiamo avanti, ecco, quello è il piezo, ok? Fatto col circoletto. Adesso così si capisce poco, però che il piezo è quello è evidente. Vediamo l'immagine successiva per vederlo in un contesto di una ruota, ok? Quella parte che vedete in fondo al braccio della ruota è un peso, un contrappeso. Ogni braccio monta due piezoelettrici, uno sopra e uno sotto, poiché la ruota girando una volta se lo troverà sotto, una volta sopra. Quindi avrà due opportunità di comprimere il nostro piezo. Essendo tutto equilibrato, quindi non ci sarà movimento di bracci, non ci sarà nessun movimento, ci sarà solo pressione su questi piezoelettrici. Quindi i due bracci, quello che va verso destra e quello che va verso sinistra, in quell'istante che vedete l'immagine sta facendo due pressioni. Guardiamo l'altra immagine. Questa è la ruota vista nel suo completo complesso. E abbiamo 8 bracci da questo lato che stiamo guardando e 8 bracci dietro.
Ogni otto bracci sono montati 16 di questi elementi, quindi 16 e 16 32. Ogni giro uno di questi, un solo piezo, ogni pressione produrrà 15 scariche. Moltiplicato il numero delle scariche che farà dei piezo ogni giro, otterremo 450 scariche ogni 3 secondi e mezzo, 4 secondi. Quindi sono più di 100 scariche da 8000 volts al secondo. Qualche problema c'è, qualche problema esiste indubbiamente. E il problema sta proprio nel fatto che anche se io abbia fatto delle ricerche approfondite, non ho trovato nessuno che ha avuto il coraggio di metterci la faccia, mettiamola così, ok? Sì, ma io non lo so, ma veramente bisogna fare dei calcoli, ci vogliono degli strumenti particolari, eccetera, eccetera. Cioè, vuoi dire che non c'è stato nessuno che abbia puntato su questa energia alternativa? Ma io non voglio che mi si venga a dire, oh, bella idea, grande, hai fatto una cosa perfetta, precisa, sicuro funziona. No, io voglio qualcuno competente che mi dica questo progetto funziona o questo progetto non funziona, e che me ne dia i motivi, certo. E che per i quali funziona o non funziona. Secondo me funziona assolutamente. Forse non sarà Free Energy, ma comunque la rasenta parecchio. Ecco, vedi, ad esempio Simone dice la trottolina del video oscilla esattamente come i classici dischi volanti. Un'altra conferma che questi mezzi aerei si spostano nella nostra atmosfera usando il magnetismo. Mi ha rubato le parole di bocca, Simone, sì. Esatto. Aspettavo la tua domanda per dire esattamente questa cosa. Una cosa importantissima che però parlando poi non l'ho detto. Quando abbiamo visto quell'alberino che girava illuminato dalla lampadina, grazie alla luminosità della lampadina, quell'oggettino girava a sospensione magnetica, cioè non poggiava da nessuna parte, era sospeso in aria. Ci siamo? La mia ruota, diciamo la mia ruota, dovrebbe funzionare allo stesso modo. Cioè noi dobbiamo eliminare ogni forma di attrito. Ci siamo? E allora, eccolo qui. Vedete, è sospeso in aria. Non poggia da nessuna parte. Solo che quello lì peserà 300 grammi. La mia ruota pesa 300-400 kg. Però si fa, non è che non si possa fare. Assolutamente. Vogliamo ottenere qualcosa, bisogna impegnarsi. Quindi ci vorrebbe qualcuno che facesse una controllata a casa, questa tua teoria. Un perito elettronico. Un ingegnere, no? Il piezoelettrico non è una materia che tutti trattano, è abbastanza spigolosa come materia. Ecco perché io personalmente ho provato col tester, cioè ne ho bruciati quattro. Ho bruciato quattro tester per fare delle prove. Poi finalmente sono riuscito con un altro tipo di tester, quelli vecchi, a misurare 8000 volts di scarica. Il problema è, ok, ampere, non so se a casa magari non siete pratici, ma l'ampere è la quantità di flusso in quell'attimo di secondo, ecco, per dircela chiara. La portata che ha, so che è minima, però se facciamo anche minima che sia, 450 scariche al secondo a costo zero, qualcosa me lo deve dare. O se non è a costo zero sarà a costo di 20 grammi d'acqua, poche gocce d'acqua. Bene, guarda, io sono rimasto veramente meravigliato da questa situazione, tanto che anche i nostri amici che ci stanno seguendo da casa, sono un sacco di messaggi, complimenti, congratulazioni, insomma tutto è rapportato comunque sempre al discorso, diciamo così, dei dischi volanti, anche questa sorta di tua sperimentazione in qualche maniera è legata alla potenzialità che possono avere questi mezzi per poter volare con Free Energy, chiamiamola così, possiamo chiamarla Free Energy. Poi c'è da dire anche, da aggiungere per completare un pochino tutto il discorso, e se sono andato avanti con le ricerche è perché non ho dubbi sull'esistenza di vita extraterrestre e anche presente nel nostro sistema solare. Quindi se questi hanno viaggiato, sono arrivati eccetera eccetera, hanno usato sicuramente qualche forma di energia che noi attualmente
o usiamo poco, non usiamo proprio, certo. O usiamo male. Anche ecco. Perché fermarsi per fare rifornimento diventa difficile. Premetto che ho quasi la certezza che chi viaggia perlomeno sulla Terra, ecco, non diciamo nello spazio, sulla Terra questi dischi volanti o astronavi o quello che vogliamo, usano semplicemente idrogeno. Di quello ne ho la certezza. Poi magari ve ne parlerò in un'altra trasmissione, perché il discorso poi diventa insidioso, un po' più articolato. Allora, intanto stanno arrivando tantissimi messaggi, tra l'altro mi hanno anticipato la nostra Simonetta che chiede buonasera a tutti, puoi cortesemente confermare lo spazio di Pier Giorgio Caria? Allora, lo confermiamo, effettivamente tra non molto dovrebbe essere in collegamento con noi Pier Giorgio Caria per ovviamente una sua testimonianza in merito a quello che stiamo vedendo e ascoltando durante questa puntata. Allora, tra l'altro complimenti a Baudo per l'intuizione e per il lavoro svolto. Io veramente, Umberto, ti conosco da tanti anni, sono tantissimi anni che tu ti prodighi nella ricerca appunto di realizzare questo progetto e io credo che tu ci sia arrivato veramente fino in fondo sto giro qua. Sì, sì, io dico che ci sono molto vicino. No, purtroppo ho bisogno della collaborazione di qualcuno. Proprio collaborazione, non economica, non cioè, qualcosa che mi attesti. Allora, tu oggi però, questa è una cosa interna, ti sei lamentato su Facebook perché non c'è nessun competente che possa dialogare con te. Lamentavi il fatto che non c'era nessuno che potesse dirti no, guarda che questa è una grandissima pum, non lo diciamo, no. Oppure guarda che questa è un'ottima idea e hai avuto una lungimiranza incredibile. E invece io ti dico che non è così, perché grazie a Facebook noi ci siamo ritrovati. Siamo ritrovati e adesso siamo qua per fare il programma, quindi non sempre Facebook è negativo. Tra l'altro in questo momento so che ci sono tantissime persone che ci stanno seguendo, che magari sono anche appassionati di questa energia alternativa, per cui se ci fosse fra di voi qualcuno che ne sa, come si suol dire, allora che si faccia avanti, che si faccia sentire, perché abbiamo bisogno di tecnici che vengano così a dimostrare o ad aiutare magari la realizzazione dello stesso progetto. E poi voglio dire, se dovesse funzionare un bene per tutti, perché non è coperto né da segreto né da niente, quindi non c'è brevetto assolutamente, è una cosa che potremmo sfruttare. E poi chiaramente parliamo di un prototipo, poi chiaramente si può migliorare, si può ridurre di peso, di dimensione, col tempo si migliora, è chiaro. Allora intanto salutiamo anche Alessandra, Francesca che ci saluta, ciao Franci, Mercury. E abbiamo Alessandro che dice di cosa state parlando, a che ora ti colleghi, che alle 8:20 noi già è mezz'ora che stiamo parlando. Abbiamo iniziato questo, ovviamente, questa puntata con l'energia alternativa, che non si può dire free energy perché Umberto si arrabbia, però insomma ci ha dimostrato che c'è la possibilità di poter sfruttare dei movimenti, diciamo così, meccanici a costo zero, senza inquinamento e senza carburante. Quello che vabbè, c'è da ricordare Tesla, che tutti conoscerete sicuramente, che prendeva energia dalla ionosfera, però anche lì è stato bloccato, boicottato, perché la free energy è un'arma a doppio taglio. Allora, tra l'altro c'è la nostra Elena Fini, che conosco, che lei conosce veramente il mondo, è veramente immanicato ovunque, che forse l'ingegnere o il tecnico te lo trova lei. Bene. Per questa soluzione. Poi magari in privato avremo modo di ragionare in maniera un pochettino più corposa. Un grosso saluto anche a Vincenzo che ci sta seguendo. E allora, Lorenzo, tu cosa pensi riguardo questo progetto? Allora, io penso che Umberto sia veramente vicino a fare centro, perché le macchine, i prototipi costruiti legati alla geometria dei cerchi nel grano, intanto sono opere d'arte. Quindi complimenti Umberto. Bellissimo. Me li hanno anche chiesti. Mi hanno chiesto, li puoi riprodurre che li compriamo, no? Io ho detto, poi ribadisco il discorso prima di Simone della trottolina, che gira proprio secondo il magnetismo su cui stanno fermi a mezz'aria i dischi volanti filmati in tutto il mondo, quindi è straordinario. E poi un'altra cosa. Movimento non regolare. Esattamente. Eccolo. Sì, poi un'altra cosa, che Tesla fu bocciato perché i suoi finanziatori
non avrebbero trovato, diciamo, interesse economico. A parte interesse, esatto, riscontro, perché Edison poteva fornire energia che poi avrebbero comprato dai suoi finanziatori, Tesla no, e quindi hanno scelto Edison. Però in compenso una macchina è stata dedicata a lui, almeno manca sì. Questa un'azione. Sì, sì. Va bene, allora 346 10 77 159, il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi che andremo a leggere, e ovviamente anche la nostra pagina Facebook TVB Studio 85 per farci sapere un po' cosa ne pensate riguardo, e soprattutto perché abbiamo anche bisogno di sapere le vostre domande e le vostre curiosità, siamo qui per quello. Sarà vero, si ferma un attimo, c'è un piccolo break pubblicitario, poi vi ricordo che dopo avremo, forse, mi dicono dalla regia che ci siamo, il collegamento con Pier Giorgio Caria. Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro, in aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Arredamenti Baraldi Nature. Progettiamo e realizziamo mobili in armonia con la natura, utilizzando solo legni massicci. Li lavoriamo a mano con cere e oli biologici. Un arredamento organico che rispetta l'uomo e l'ambiente. Ci trovi a Cavezzo. PC Outlet Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati, PC, notebook, server, workstation, monitor. Spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. DM Traslochi SRL. Disponiamo di tutti i mezzi necessari per il trasporto in sicurezza anche con piattaforme aeree. Eseguiamo lavori di precisione, smontaggio e rimontaggio, adattamenti e modifiche mobili, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Falegnameria Rettighieri. Da 90 anni la nostra famiglia realizza porte e finestre in legno artigianale su misura. Restauro finestre, infissi e mobili. Vieni a visitare il nostro showroom. Ci trovi a San Possidonio di Modena. Italmec. Siamo specializzati nella lavorazione meccanica generale e di precisione relativamente al settore agricolo, automotive, aerospaziale, packaging e ascensori. Ci trovate a Medolla. Iudica Scavi, con esperienza ultradecennale, realizza nuove infrastrutture tramite la tecnica sicura e conveniente della trivellazione orizzontale e molto altro, con serietà e professionalità. Marchesi SRL, produzione esclusivamente per conto terzi. Con un sistema di qualità siamo in grado di integrare un'industria di moderna concezione e tecnologicamente avanzata, pur rimanendo con la qualità artigianale. MBS si occupa di impianti termoidraulici, lattoneria, materiali termoidraulici con magazzino e rivendita. Contattaci se hai bisogno per il super eco bonus del 110%. MBS, dal 1981 ci prendiamo cura delle vostre case e aziende, rendendole migliori. L'ambulatorio privato Carpi Dental Service fornisce cure dentali dai primi anni d'età ai casi più complessi di chirurgia, con appuntamenti dedicati e personalizzati. Massimo rispetto dei protocolli Covid. Autofficina Da Marin. Ci occupiamo sia della parte meccanica che della riparazione e sostituzione gomme. Forniamo soccorso stradale con auto di cortesia. Da Marin, professionisti al tuo servizio per ogni tipo di veicolo. Eccoci qua ancora insieme, una buona serata. State comodi, è appena partito alla seconda parte di Sarà Vero. Insieme a me ovviamente abbiamo il nostro Umberto Baudo, che ci ha appena dato dimostrazione di questa energia alternativa importantissima. E stiamo aspettando veramente un consulente tecnico che possa verificare questo esperimento, se è giusto, se ha bisogno di qualche magari miglioria, o se effettivamente Umberto è arrivato fino in fondo, come io umilmente credo, ma penso anche Lorenzo. Alla grande, sì. Ci siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi. Allora, nel frattempo sentiamo anche cosa ne pensa Pier Giorgio Caria, di cui siamo sempre onorati di riceverlo come ospite in ogni nostra trasmissione, in merito appunto alla Free Energy. Il nome di Nikola Tesla è un nome molto conosciuto da chi, come me, si è interessato e sporadicamente si interessa di energia libera, free energy in inglese, e noi intendiamo per free energy qualsiasi processo di produzione di energia dove l'energia che si spende per attuare il processo di generazione
l'energia che si spende sia inferiore all'energia che si ottiene. È un po' come dire che io vado al mercato, compro un chilo di frutta, lo pago un euro e il commerciante mi dà il chilo di frutta e 2 euro di resto. Quindi una cosa che è totalmente contraria al comune paradigma, tale per cui anche secondo la fisica ufficiale, se c'è una qualsiasi reazione di produzione di energia, il risultato che si ottiene è sempre inferiore a ciò che si è speso per ottenerlo. In realtà questo paradigma fisico è una assoluta, diciamo, è un assoluto limite che viene imposto alla forza attraverso i media dal sistema basato sul denaro, perché in realtà non è così. Cioè esistono dei processi di generazione di energia e già Tesla, con lo sviluppo della torre di Vandercliff, voleva mettere in essere, cioè elettrificare il pianeta Terra e dare a tutta l'umanità un'energia libera e gratuita, quindi senza bisogno di pagare le bollette, e tra l'altro un'energia libera che non generava nessun tipo di inquinamento. Non voglio entrare nel dettaglio di questa storia, anche in questo caso c'è ampia letteratura in merito, si trova tantissimo sul web. Le torri di Vandercliff non sono, la torre di Vandercliff non è solo l'unico tentativo che Tesla fece di generare energia libera, ne fece tanti altri, ma il mondo del business, della grande finanza, lo cassò inchiodandolo a dei contratti capestro e di fatto impedendogli di sviluppare, e quindi siamo agli inizi del XX secolo, di sviluppare queste straordinarie scoperte che avrebbero sicuramente cambiato il destino dell'umanità, e oggi non ci troveremo in questo orrendo pantano di inquinamento e di distruzione dell'ecosistema in cui ci ha cacciato l'uso dei combustibili fossili. Quindi Tesla rimane un grandissimo genio, tra l'altro è il genio che ci ha consegnato l'energia che permette alla nostra civiltà di muoversi, e sto parlando della corrente alternata, perché la corrente continua che usava Edison era assolutamente impossibilitata allo sviluppo che poi si è realizzato con la corrente alternata. La free energy è assolutamente una verità. Nei miei giri intorno al pianeta ho avuto modo di calpestare, di entrare in vari laboratori dove queste tecnologie sono già operative, sono già realizzate, però i ricercatori, che sono gli autori di queste incredibili scoperte, sanno benissimo che se le tirassero fuori rischiano la vita, perché il potere dell'industria petrolifera e del grande business non vuole assolutamente che l'umanità si emancipi dalla schiavitù del sistema finanziario a cui ovviamente è legato il petrolio. Basta pensare al petrodollaro americano e già ci diamo un quadro chiaro della situazione. Detto questo, c'è un caso che è emerso negli ultimi anni, un caso che io già, a dire il vero, prima che diventasse di pubblico dominio, avevo avuto modo di conoscere, perché ebbi la fortuna di incontrare negli anni 90 uno degli ingegneri che partecipò agli esperimenti. Sto parlando della cosiddetta macchina di Dio, o macchina Pellizza Majorana, che è una macchina incredibile che sarebbe stata sviluppata da questo personaggio che si chiama Rolando Pellizza, in collaborazione con lo scienziato Ettore Majorana, che sappiamo bene, scienziato che scomparve misteriosamente intorno agli anni 20, adesso non ricordo la data precisa, no, forse gli anni 30, ed era un grande genio, faceva parte Majorana dei ragazzi di via Panisperna, cioè Segrea, Amaldi e tutto Enrico Fermi, soprattutto quel gruppo che sviluppò poi le conoscenze necessarie per la costruzione dell'arma nucleare, obiettivo dal quale Majorana si dissociò e quindi si allontanò da questo gruppo di ricercatori. Lo stesso Fermi definì Majorana un genio oltre misura, in grado di concepire cose che la mente umana all'epoca non nemmeno era in grado di sognare. La scomparsa di questo grande scienziato siciliano è rimasta un grande mistero. Sembra, dai dati che sono usciti dopo la rivelazione dell'esistenza di questa macchina, che Rolando Pellizza sia venuto in contatto con questo scienziato che pare si fosse rifugiato in un monastero con dei frati, un monastero non si sa dove, per quanto io ho delle idee in merito,
nel corso dei decenni questo scienziato, Ettore Majorana, assieme a Rolando Pellizza, pare che abbiano sviluppato questa straordinaria macchina che è in grado di fare delle cose veramente fantascientifiche, ad esempio disintegrare al 100% qualsiasi tipo di materia senza generare alcun tipo di inquinamento e trasformando la materia al 100% in energia. Quindi pensate un po', ci sarebbe con questa macchina la possibilità di disintegrare tutta la spazzatura del pianeta trasformandola in energia libera per gli usi che poi sono necessari alla società umana. Non solo questo, la macchina ha anche la capacità di trasmutare la materia. Sono tutti esperimenti che sono stati filmati e sono finiti in rete, quindi sono facilmente reperibili per chi vuole dedicarsi un minimo a fare ricerca. Sono esperimenti quindi che sono documentati da filmati, anche questo della trasmutazione, dove Rolando Pellizza riesce a trasmutare dei semplici cubi di gomma piuma del lato di circa 15 centimetri, li trasmuta in cubi di oro puro al 100%, tra l'altro, condizione del metallo aureo difficilmente realizzabile in natura. La macchina avrebbe altri poteri straordinari, come quello di traslare la materia in un'altra dimensione e riportarla in questa. Un altro delle capacità di questa macchina è quella di rallentare lo spin della materia, facendo sì che la materia si riscaldi in forma permanente, il che vorrebbe dire che un pezzo di metallo potrebbe essere riscaldato, portato a temperatura stabile di 800 gradi, e siccome l'atomo ha un'energia praticamente infinita, e quindi questo blocco di metallo portato a 800 gradi rimarrebbe a 800 gradi per millenni, e quindi messo dentro una comune centrale a vapore si potrebbe anche con questo sistema produrre dell'energia pulita senza bisogno di bruciare combustibili fossili come il carbonio o il petrolio, o peggio ancora barre di materiale nucleare altamente inquinante. Questo che sto dicendo non è fantascienza, l'esperimento è stato fatto, ci sono i dati, addirittura abbiamo a livello di magistratura degli incartamenti che dimostrano come sia il governo americano e sia il governo italiano e anche altri governi esteri si siano interessati a questa incredibile macchina, interessi a cui Pellizza ha cercato di dare soddisfazione, ma nel momento che si è accorto, cioè che ha preso atto che questi governi ne cercavano solo uno sviluppo bellico della macchina, si è rifiutato di dare loro questa incredibile scoperta e per quello che io so, a tutt'oggi Rolando Pellizza, che è ancora vivente e che ha subito moltissime persecuzioni a causa del possesso di questa macchina, la cui attivazione solo lui è in grado di realizzare, ed esule dall'Italia. Questi incartamenti sono emersi, cioè documenti che dimostrano la verità di tutta questa storia, sono emersi anche da documenti portati alla luce da WikiLeaks, dove sono stati coinvolti personaggi importantissimi come Henry Kissinger. Quindi una storia affascinante che invito chi mi sta ascoltando ad approfondire e che dimostra anche questo aspetto qui, come i governi che hanno in mano il pianeta, o i poteri, meglio dire, che hanno in mano il pianeta, sono poteri criminali che tutto vogliono tranne che l'emancipazione e lo sviluppo della società umana. Eccoci qua ancora in studio, grazie a Pier Giorgio Caria di questa sua testimonianza. Tutto vogliono tranne che lo sviluppo della nostra società. Con questa frase ha chiuso il discorso. E stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ad esempio questo: grazie Piero, attraverso il grandissimo dono della tua conoscenza, della tua spiritualità e dalla tua divulgazione, ogni giorno diventiamo più consapevoli e vicini. Non si riusciamo più a leggere, dovremmo alzare. Ah, comunque il concetto almeno l'abbiamo capito. Lorenzo, un discorso importante in virtù anche del fatto che continua sempre, ovviamente, Pier Giorgio Caria a sottolineare il fatto che la nostra società non vuole cambiare, non accetta questi cambiamenti perché sono controproducenti. Dobbiamo rimanere schiavi del soldo, del profitto, del quale, ahimè, se ne farebbe volentieri a meno, penso, no? Che dici Umberto? Ma secondo me siamo ovviamente costretti in questo momento a subire questa situazione. Però è anche vero che io dico la mia, poi ognuno a casa pensi quello che vuole.
Il Covid è un fatto che scaturisce dall'inquinamento, al 99%. Sono d'accordo. E tant'è vero che si sono riuniti grandi capi di Stato, notizie che non so, potrete anche verificare da casa, per fare partire un progetto nel 2025 di una gigantesca centrale a idrogeno. Praticamente questa centrale sarà così grande che in un'ora di sole, pensate, non sono sicuro un'ora, può darsi che era una giornata, diciamo, comunque un tempo molto limitato, potrà alimentare l'intero pianeta per un anno. Ci siamo capiti? Questo solo perché non possono più fare a meno di un'energia pulita. Perché se è vero quello che penso, che il corresponsabile del Covid al 90% è l'inquinamento, abbiamo già detto tutto. Noi moriamo, ma muoiono anche loro. Quindi fate voi. Insomma, viviamo tutti sullo stesso pianeta, questo è poco ma è sicuro, ottima deduzione. Tu cosa pensi invece, Lorenzo, riguardo? Può essere questa la causa? Ma sicuramente, poi penso di essere stato un mini artefice perché ti ho portato qui in studio il professor Montanari, il quale parla appunto di polveri sottili e c'è poco da parlare, dai, siamo lì, le automobili, il gasolio, tutti gli inquinanti, il riscaldamento, di tipo, il gas, ovviamente certo. Quello termina tantissimo, sì, perché sì, pochi sì. Si ricordano, ma anche le caldaie a gas sono quelle che forse inquinano di più che le autovetture. Ma, il pianeta è una campana, come una bolla di vetro, una boccia, ma se noi introduciamo sempre microscopiche quantità di CO2, alla fine satura, non c'è niente da fare. Se fate una prova, accendete una candelina, copritela con quello che volete, un grande bicchiere, un boccione, dopo un po' si spegne, ossigeno è finito. Beh, qua siamo arrivati lì, Perciò bisogna prendere drastici provvedimenti. E tra l'altro andiamo a togliere anche ciò che assorbe questa CO2, no? Certo. Gli alberi, le foreste e così via. Bisogna agire drasticamente, eliminare completamente gli idrocarburi, tutto quello che brucia. Esatto, andiamo a dirlo agli sceicchi, agli arabi, se sono d'accordo. No, chiaramente non sono d'accordo. Allora, poi tra l'altro stanno arrivando tantissimi messaggi, avevo modo di leggerli tutti quanti, parliamo di spiritualità, alcuni mi hanno richiesto questo, io questa domanda ovviamente la giro al nostro Lollo perché è lui che in questa sede è più appropriato per intavolare un discorso del genere. Certamente sì, perché io parto sempre dalla terra per poi arrivare nel cielo, per poi arrivare nel cuore, per poi arrivare dentro di noi, no? E quindi siamo arrivati alla quinta puntata di Sarà Vero e penso che abbiamo sdoganato abbastanza elementi per poter definire la realtà ufologica e del contatto massivo come oggettiva. E la mia arringa di oggi sarà un po' più breve del solito perché abbiamo degli ospiti che ci daranno testimonianze importanti di questa realtà e di conseguenza andiamo quindi a vedere come questa realtà fa parte della vita già di tanti e non più solo di pochi. Quindi vediamo ed esaminiamo su che basi l'uomo ha sempre poggiato il suo pensiero. Andiamo a ripercorrere un attimo la storia. Vai regia. Immagine 1, Impero Macedone. Alessandro Magno, il folle fra i folli, che mise assieme il più vasto impero da prima di lui fino alla sua morte. Immagine 2, Impero Romano, come la nostra capitale si fece conoscere con il nome di Città Eterna. Avanti. Impero Mongolo, il più vasto impero di tutti i tempi, riunito dal famosissimo Gengis Khan. Guardate che vastità di territori, pazzesco. Impero Khmer, i territori di Vietnam, Cambogia e un pizzico di Laos, riuniti sotto l'egemonia di chi costruì l'edificio religioso più grande di tutti i tempi, Angkor Wat. Ora, questa piccolo lembo di terra, questo piccolo impero, ho deciso di metterlo perché non viene quasi mai trattato se non in alcuni documentari. Avanti, Impero Inca, l'impero più vasto dell'America precolombiana, poi distrutto dall'invasione spagnola. Ora, se noi andiamo a sovrapporli tutti questi imperi,
Noi vediamo che seguendo gli spostamenti del nostro genere Homo sapiens avvenuto millenni prima e seguendo una cronologia di comparsa di questi imperi, l'uomo nel suo scoprire ed arrivare a occupare tutte le terre emerse che conosciamo è sempre stato in conflitto. E quindi tutti questi imperi, senza citarne altri perché altrimenti faremo una lezione di storia, hanno una particolarità importante in comune. Qual è? Sono tutti crollati miseramente. E perché sono tutti crollati miseramente? L'uomo, molto semplicemente. Una bramosia di potere sempre più grande, una disuguaglianza in crescendo, un'avidità pazzesca, hanno portato, diciamo, una serie di personaggi che volevano mettere assieme più possedimenti possibili a costruire una specie di torre ipotetica che più diventava alta e più si assottigliava. Perché poi chi decide di fare questo litiga. Si litigano fra di loro e questa torre così alta cosa succede? Che con un soffio di vento traballa fino all'inevitabile crollo ed è quello di cui stavamo parlando poco fa, quindi anche il nostro impero, quello occidentale, farà ahimè questa fine. Anche quindi per quel che riguarda il progresso tecnologico, scientifico e umano e morale c'è sempre stato un conflitto fra il potere di turno, che fosse politico, religioso, e diciamo lo scopritore, il rivoluzionario. E andiamo quindi a vedere alcuni esempi lungo appunto l'epopea storica della nostra razza umana, da cui appunto l'uomo ha tratto insegnamento. Avanti. Socrate, Atene, condannato a bere la cicuta dopo un processo avvenuto a causa di una denuncia che aveva come oggetto di non adorare gli dèi della città di Atene, introducendo come nuove divinità e corrompendo i giovani. Dunque, Socrate oggi lo consideriamo il più grande pensatore del nostro tempo e al tempo fu condannato. Primo errore. C'è un aneddoto bellissimo perché in punto di morte, prima di bere la cicuta, Santippe, la moglie di Socrate, lo abbracciò in lacrime e gli disse: che brutto vederti morire ingiustamente. E lui, dall'alto della sua sapienza, disse: preferiresti vedermi morire giustamente? Meraviglioso. Passano i millenni, passano i secoli, Giovanna d'Arco, condannata ad essere arsa viva per eresia e stregoneria dopo aver risollevato le sorti dei francesi nella guerra dei cent'anni. Riabilitata e ritenuta innocente nel 1452, vediamo 20 anni dopo la morte, addirittura beatificata da Papa Pio X nel 1909. E qui vediamo che nel Medioevo c'era di sicuro un problema sessista perché era una donna e poi il fatto che avesse questa sensibilità e che sentisse voci che le parlavano e le avessero assegnato questa missione evidentemente era un problema per la Chiesa del tempo, secondo errore. Giordano Bruno, condannato a rogo e arso vivo per eresia dopo le sue conclusioni che vedrebbero la Terra possedere un'anima e le stelle come creature angeliche. Chiese nelle sue peregrinazioni la pace a tutti i regnanti d'Europa, i quali gli risposero con altro sangue. Ora, per chi non è avvezzo di queste tematiche, il fatto che la Terra possieda un'anima e che le stelle siano creature angeliche sembra un po' una fantasia, ma oggi, nel 2020-2021, la geofisica e la fisica quantistica che tratteremo ci mostra quanto l'invisibile, ai lati dello spettro visibile, cioè di ciò che vediamo, sia importante e stia operando all'interno dell'evoluzione della Terra, tant'è che questa vibrazione terrestre è in atto. Quindi il fatto che la Terra possieda un'anima e sia una cellula del grande corpo universo, come noi abbiamo le cellule al nostro interno, forse stiamo arrivando a capire tramite appunto la geofisica che è una verità. Galileo Galilei, condannato al carcere a 70 anni per eresia, Galileo abiurò dopo aver scoperto e testimoniato la verità delle teorie copernicane. Nel 1992 Papa Giovanni Paolo II ammise l'errore della Chiesa del tempo, cancellando la condanna sancita a Galileo nel 1633. Galileo, poveraccio, a 70 anni davanti a sua santità del tempo, cosa disse? Santità, ciò che pur si muove lassù, noi possiamo anche dire che non si muove, ma continuerà a muoversi alla facciaccia sua. Tant'è che nel 92 appunto abbiamo l'ammissione d'errore. E vediamo quindi che l'uomo cosa ha fatto durante tutto l'arco della sua evoluzione? Ha sempre agito d'impulso, d'orgoglio, specie gli uomini di potere, ma se noi ci facciamo un esame di coscienza anche noi,
tutti i problemucci, le scaramucce sul luogo di lavoro, fra parenti, amici, nelle relazioni sentimentali, e quindi le proprietà della terza dimensione che abbiamo visto settimana scorsa con i messaggi di Eugenio Siragusa, e cioè quelli della dimensione animale, la rabbia, l'ira, la difesa delle convinzioni come se fossero territorio, l'invidia, la percezione di una comunicazione magari prepotente da parte di qualcun altro quando non lo è, che ci fanno erigere muri. Vediamo quindi che i messaggi extraterrestri vanno a pungerci lì dove dobbiamo proprio scuoterci, crescere. E da diciamo, questi ragionamenti possiamo trarre queste conclusioni. Avanti regia, eccoci qua. Qui ho creato questa nuova scala evolutiva senza infilarci scimmioni, australopiteci, paranthropi, homo erectus e vari, perché l'anello mancante non c'è, ma ho deciso di partire dall'uomo di Neanderthal. Quindi abbiamo 40.000 anni di evoluzione umana fino all'uomo di oggi con la 24 ore e lo smartphone, per la quale il comportamento ad ogni scoperta scientifica, ma anche ad ogni rivoluzione etica o morale, è sempre stata quella: scetticismo, paura del cambiamento, accuse allo scopritore nonostante un feedback umano e scientifico importante. Quindi noi prima abbiamo visto degli esempi di personaggi che sono stati un esempio di vita all'interno della società. Non parliamo di un Caravaggio che era un genio ma uccideva le persone a colpi di spada per la strada. Tentativi di sabotaggio delle nuove scoperte, rivisitazione delle accuse nonostante confutazione positiva della scoperta, a volte processo e o condanna a morte. Poi ho messo due date ipotetiche, ma inizia tutto molto prima, 2010-2020, alcune anime capaci di ragionare in maniera logica aprono la mente, capiscono e non commettono più gli stessi errori. E per concludere il discorso su questa slide, vediamo che la mia scelta di immagini e sagome vettoriali per ricreare questa sorta di evoluzione umana, per differenziare i periodi storici, cosa ci mostra? Ci mostra uomini in assetto da guerra. Abbiamo l'oplita spartano, abbiamo la sagoma canonica dell'imperatore Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, nella sua classica posa pre-battaglia. Abbiamo un cavaliere medievale ed abbiamo un uomo che imbraccia un Kalashnikov che si rifà alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'uomo è sempre stato in guerra. E forse oggi è ora che la smettiamo, perché nel 2021, con l'inquinamento che abbiamo già citato, le guerre economico-finanziarie con cui fanno suicidare imprenditori, forse è ora di finirla, perché siamo a un bivio di morte e risveglio. Avanti regia, se vogliamo scegliere la morte, rimaniamo scettici e pessimisti, lasciamo il rancore alla guida della nostra vita, cerchiamo gli altri solo per i nostri bisogni, manteniamo le promesse solo per apparenza, lasciamo chiuse le porte spirituali, mantieni il vizio come stile di vita e critica senza valutare le situazioni legate a persone o altro. Se invece vogliamo andare verso la luce, risveglio spirituale, che non vuol dire diventare santoni, vuol dire semplicemente prendersi le proprie responsabilità, capire quando è il momento di prendersi le colpe e non darla sempre al prossimo. Perdona chi ti ha fatto del male per crescere, informati con la ricerca per non essere un pecorone, apri la mente alle nuove conoscenze seguendo ragionamenti logici, inizia ad essere la persona che vorresti vedere nel mondo, dona più tempo al prossimo. Concludo l'arringa mostrandovi un altro ragionamento logico per immagini, e cioè che se quasi mezzo millennio fa, il mondo cambiò per un contatto, prego regia, che è questo, 12 ottobre 1492, noi la conosciamo come scoperta dell'America, ma è probabile che il nuovo mondo fosse stato toccato prima di questo evento. Noi abbiamo due civiltà evolute in maniera differente, una materiale ed economica, quella di Colombo, una diciamo più naturale, più cosmica, quella degli indigeni, che si incontrano, unendo un pianeta intero. Quindi se allora il pianeta si unì, oggi forse ci possiamo unire con qualcosa che sta al di fuori della Terra. Eccolo qua. E per chiudere tutto veramente, spezzo una lancia a favore di Giordano Bruno, perché se noi guardiamo come nasce una stella e come nasce una nostra piccola creatura, immagine della stella, regia, guardate qua. È incredibile. Fantastico.
Che bella che è la vita. Allora, intanto ci sono tantissimi complimenti anche da Bruno che dice complimenti per lo schema di sagome davvero chiarissimo. Sì. Poi abbiamo Marco che dice Giordano Bruno affermava anche che l'universo è infinito. Sì, alla grazia. Vero. Poi abbiamo una domanda anche per il nostro Baudo che dice, vediamo se la ritrovo sempre. Allora, abbiamo la Chiesa e premia i contattati in questo modo nascosto e sempre accettato la sua complicità con altri esseri. Ecco, questo qua per il nostro Baudo. Che simulatore ha usato Umberto Baudo per testare i progetti? Simulatore, ho usato un simulatore che si usa a scuola in Inghilterra e si chiama Algodo, ma è molto elementare, molto semplice da usare, però va benissimo per misurare la gravità, la velocità angolare di un corpo, i pesi, ci sono tante cose interessanti. Bene, allora attenzione ragazzi che forse abbiamo trovato il tecnico giusto che viene così a visionare l'idea del nostro Baudon, siamo veramente curiosi, molto probabilmente questa settimana vi daremo il responsor di come è andata la situazione. Grazie, vi voglio bene, scienza, scienza dello spirito. Questa è una nostra ascoltatrice che ci segue spesso, che la ringraziamo, veramente ringraziamo tutti quanti voi, siete veramente un gruppo molto anche assortito, devo dire, perché ci sono alcune correnti di pensiero, ma è bello anche per quello confrontarsi, perché è grazie al confronto che poi si riesce a capire meglio e a saperne un pochettino di più e avere le idee un pochettino più chiare. Allora, intanto io, Lollo, ti faccio un complimento per quello che hai appena fatto, per molto chiaro. Grazie. E anche un messaggio di positività per il periodo che stiamo vivendo è importante. In questo periodo per forza ci vuole la positività, dobbiamo aiutarci, dobbiamo trasmetterci una specie di vibrazione di meraviglia, perché altrimenti non ne usciamo più. E per concludere, Luca, abbiamo una sorpresa oggi. Ok, intanto prima volevo fare un ringraziamento anche a Bruna che ci ha mandato un messaggio. Grazie a tutti, interessante puntata anche oggi. Questo ci fa veramente molto piacere, mi anticipa grande sempre Bruna, il nostro Emanuele. Allora, so che hai uno scoop, anche perché dobbiamo fare questo piccolo giro di presentazione ricordando che è possibile fare cosa? È possibile filmare oggetti volanti, chiamiamoli non identificati, ma ormai identificatissimi. Esatto. Perché è piovuta dal cielo questa cosa, no? Noi ci siamo, ma diciamola proprio perché siamo ormai. Volevamo introdurre ospiti, no, la settimana scorsa, ed io ricevetti questo messaggio su Facebook da un certo Daniele, che abita a Catania, quindi compaesano di Eugenio Siragusa, il quale fa parte del gruppo Contatto Massivo Catania. Contatto Massivo di Antonio Urzi, e ci hanno mandato dei video di appunto sfere di luce meravigliose, quindi andiamoli a vedere uno alla volta perché sono stupendi. Ecco, questo sarà a Catania, immagino. Sì, questa penso sia a casa di Daniele. Adesso tra un po' comincerete a vedere quella che in Messico chiamano le flotillas. Eccole, le vedete, le sfere di luce che viaggiano in cielo, le quali hanno la capacità anche di diventare astronavi metalliche. Sì, si raggruppano, si scompongono, fanno tante evoluzioni. Sì, e sono di questo periodo, quindi siamo sotto osservazione, siamo protetti da questi esseri che prima o poi ci verranno a trovare. Secondo video facciamo sentire anche l'audio perché è importante per l'autenticità. Sì, mannaggia la telecamera che ce l'ho, porca miseria. Oh, gli stavo pensando proprio prima, te lo giuro. Che cosa ti ho detto prima io? Vi immaginate se ora sbuca fuori un'astronave da 6 metri? È incredibile. Ma sono andati via. Ragazzi, sono andati via. No, sono andati dietro la nuvola. Sì, dai, andiamo. Dietro la nuvola. Sì, qua vediamo l'entusiasmo che è meraviglioso di questi ragazzi, ed è uno dei parametri, l'audio, con cui gli analizzatori di questi video di tutto il mondo appunto dimostrano l'autenticità. Qua notiamo addirittura che c'è una comunicazione telepatica, perché lui li ha pensati e loro si sono manifestati, no? Con George Adamski ne avevamo parlato di questa comunicazione telepatica. Andiamo col terzo video. Mira.
Questa forse, essendo notte, è ancora più d'impatto. Sì, e poi addirittura hanno lampeggiato, che non è un lampeggiare, è un pulsare. C'è un'immagine, un video meraviglioso di Jaime Maussan, grande ricercatore messicano, che in una trasmissione con tantissime persone presenti, questi astronomi di luce lampeggiarono a tutte queste persone, quindi un contatto massivo, ma con una luce più potente del sole. È incredibile, magari lo rintracciamo e lo facciamo vedere, è straordinario. Sì. Quindi grazie Daniele, grazie al contatto massivo di Catania. Tanta roba per dirla da giovani come anche voi. Simonetta un saluto, che saluta Lorenzo, grazie di cuore. Insomma, Vincenzo, grazie, insomma, tantissimi amici che ci seguono puntualmente, ne siamo lusingati di questo. Potete farlo ovviamente anche se non siete nella nostra emittente come copertura dell'Emilia Romagna tramite la diretta che facciamo su Facebook e anche sul nostro sito tvbstudio85.it, c'è lo streaming per cui ci potete seguire ovunque, anche in Brasile, non c'è nessun problema. Direi che abbiamo così smaltito gli argomenti questa sera. Allora io direi invece di entrare un pochettino più nel vivo, perché adesso ci sono le considerazioni, ovviamente. Le considerazioni da fare in merito appunto al fatto che possiamo avere forse questo tecnico, ce l'hanno garantito, che può visionare la situazione del nostro Umberto, ma soprattutto possiamo avere la lungimiranza di rispondere alle domande di questi nostri amici che avevano voglia di spiritualità, perché questo senso di spiritualità che ci sta avvolgendo in questo periodo è molto importante, perché come giustamente tu prima segnalavi, Lorenzo, momento difficile per l'economia, difficile soprattutto a livello psicologico delle persone, è giusto mantenere una coscienza positiva. Sì, e se posso darvi una chicca, oltre vabbè alle conferenze di Pier Giorgio Caria, straordinario, gli avvistamenti di Antonio Urzi, altrettanto straordinario, che è in diretta anche lui e lo salutiamo, vi suggerisco le ricerche della ricercatrice italiana Giuliana Conforto. È una geofisica che spiega in maniera molto comprensibile come il nostro pianeta sia in una fase di aumento vibrazionale. E di conseguenza questo aumento vibrazionale che prende diciamo le nostre interiora, perché noi siamo fatti di atomi e particelle come questo tavolo, come questo studio, eccetera, sta diciamo compiendo una separazione fra chi è predisposto a questa nuova vibrazione e chi non lo è. E lo vediamo, perché c'è veramente gente che è più buona di quello che era e quindi evidentemente predisposta, e chi era più cattivo lo è ancora di più. Umberto. No, Umberto vuole vuole dare un messaggio a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano, che venerdì prossimo avremo una sorpresina. Oh, questo già mi piace. Una bella sorpresa. Diciamo che Umberto è quello più pratico delle situazioni, Ci vuole. Avremo una diretta, un collegamento in diretta con un noto contattista italiano. Oh, questa è una grande... Non faccio il nome, però per adesso non è un bello scoop, una bella aspettativa. Tra l'altro io mi permetto anche di suggerirvi a voi che ci state vedendo in questo momento che se avete qualcosa di materiale, tipo qualche foto, filmato, un po' inerente agli argomenti che trattiamo alle venerdì, potete tranquillamente mandarlo sulla nostra linea di WhatsApp, che è 346 10 77 159, o direttamente alla nostra pagina Facebook, o altrimenti, se vi ricordate, vediamo anche l'email. Gli diamo l'email, così dice Emanuele, gli diamo, poi ti tocca lavorare di più. Redazione tvb85@gmail.com. Insomma, abbiamo dato queste info perché ci teniamo veramente a avere sempre questo fil rouge collegato con voi. Salutiamo il nostro Umberto Baudo, grazie Umberto. Grazie a voi, grazie a tutti a casa e a venerdì prossimo. Lorenzo Vivo, grazie. Ciao a tutti, e Dio vi benedica. Naturalmente un grosso saluto a tutti quanti voi, rimanete con la programmazione di TVB Studio 85. Buona serata, a domani.